Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora ragazzi, prima di iniziare questo video vi chiedo gentilissimamente di lasciare un mi piace e commentare con una cosa strana per la quale magari siete stati criticati, perché in questo video, come avrete capito dal titolo, farò una cosa magari che non è accettata da tutti e che magari per molte persone è vista ancora come una cosa strana, ma è una cosa che ho sempre voluto fare e finalmente ho avuto l'occasione di poterla realizzare. In questo video vi farò vedere come ho fatto cosplay e a fine video vi farò anche vedere la reazione delle persone quando mi hanno visto con i capelli di Noctis. Ditemi nei commenti se secondo voi ho fatto un buon lavoro e buona visione con il mio primo cosplay. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Oggi un nuovo video esperimento sociale, perché signore e signori, ho provato a fare cosplay per la prima volta grazie a questi due cosplayer che mi hanno aiutato in questa missione. Ringraziamo Alex Celsus, Liri Socks. Andateli a seguire sui loro social e adesso vi racconto un po' com'è stata questa esperienza. Prima volta, oddio, ho fatto il mio cosplay di Killing Stalking, però praticamente ero io. Eri praticamente uguale però. Sì, infatti avevo una cavolata a fare cosplay. Ecco. Poi hai dovuto provare le parrucche. No, devo dire che le parrucche, cioè, allora, o c'è la parrucca proprio... Cioè, non è che ti capita tutti i giorni di andare in giro pettinato come Riku. È un po'... non lo so. E sono parrucche importanti, quindi ti serve un make-up giusto per poterle rendere... Sì, cioè, infatti devi saperti truccare, aggiustare le parrucche, avere il vestito adatto al tuo corpo, perché ci è capitato che abbiamo provato anche dei costumi che non stavano particolarmente bene, purtroppo, oggi. Devo dire, oggi grazie a Mikos Costume mi ha inviato dei bellissimi costumi, però di una taglia vagamente più impegnativa, diciamo, ecco, e niente. E cosa ne pensi allora di questo cosplay che hai fatto oggi? Allora, devo dire che alcuni costumi sono stati più facili da mettere, per esempio questo mi trovo molto a mio agio, mi sento io quando avevo la band Visual K, quindi non mi sento... capelli più o meno sono quelli. Esatto, io avevo i capelli così e mi vestivo più o meno così. In realtà Square Enix, se vuoi darmi un po' di royalty, sono qui, ti lascio il mio account, anzi chi vuole donare un coffee lo può fare. Devo aprirmi anch'io Patreon come fanno tutti i cosplayer, no? Sì. No, scherzo, non credo succederà. Oddio, mai dire mai, Chi lo sa. Dipende se sono interessati o meno. No, ma guarda, secondo me dopo le mie foto in cosplay nessuno vorrà più vedere altri cosplay miei. O forse vorranno vedere di più. Di più. Vabbè ragazzi, scrivetemi se volete altri video con nuovi costumi, se suggerite magari di fare qualche nuovo personaggio, ci penserò. Anime, sì. A me piacerebbe anche fare dei music video in cosplay, sto valutando l'idea, perché io comunque avendo fatto tanti music video, sai, dopo un po' non è che finiscono le idee, però una volta cado, una volta muoio. Io ho visto vari video e non è che finisce sempre molto bene. No, non finisco mai molto bene. Magari qualcosa da Noctis. Potrebbe essere un'idea. Ragazzi, se volete questo video lasciate un mi piace e forse lo faremo. Voi da quanto tempo lo fate? Io un anno e mezzo in realtà. In realtà è pochissimo. E guardate già che qualità che riesce a avere di costumi. Questo ovviamente non è mio. Siamo conosciuti dopo. Ah, vi siete sempre grazie al cosplay in realtà, sì. Ci siamo conosciuti. Quindi... per degli scatti e delle foto ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a fare cosplay insieme. Dai, che bello. Oltre un hobby è anche un ottimo modo per stringere amicizie. E stai a casa, abitavo dietro casa mia. Tutti i cosplayer sono di Torino o è un caso? Cioè, ma in realtà la maggior parte sono del sud di Napoli, ho notato io. Davvero? La maggior parte dei miei amici sono di giù. Ma perché ti dico, io quando ho detto vabbè voglio provare a fare il cosplay dopo aver fatto quel di Killing Stalking, ho detto vabbè, mannaggia, e non posso perché non saprei proprio da dove iniziare, quindi ho cercato, ho fatto un po' di ricerche su Instagram, ho trovato il suo account, l'ho contattato e gentilmente mi ha detto dove trovare i costumi, anche se oggi abbiamo usato i suoi. Ah, nessun problema. Poi un attimino come truccarmi eccetera eccetera, perché sennò devo dire che non sarei stato in grado di raggiungere questa qualità di foto, almeno non ne ho ancora viste, però c'è da dire che comunque se ti stavano molto bene. Un mio sogno sarebbe sempre stato fare Cloud. In particolare a me piacerebbe fare Sephiroth, appunto, di Final vedremo di vedremo se sarà qualcosa di carino. Boh, non lo so, vediamo prima, poi sono venute le foto di oggi e poi ci pensiamo. Non sì. Tutti i cosplay stanno bene a tutti alla fine. No, no, cioè, ci sono alcuni più adatti ad altri. Non tutti i cosplay stanno per tutti.
Ma secondo me, allora, io sono dell'idea che chiunque possa indossare, cioè se si diverta, comunque il cosplay è un hobby, può indossare qualunque personaggio. Poi se mi dici qualsiasi persona può assomigliare a qualsiasi personaggio, è già un altro discorso. No. Ragazzi, ho capito che ogni volta che si parla di cosplay si finisce per offendere qualcuno. Quindi ragazzi, fatelo solo a febbraio, a Venezia, a Carnevale. Basta. Non rifatelo a casa. No, non fatelo più. Ragazzi, sto pensando di partecipare a qualche fiera, ma visto che mi sono trovato già in ampio disagio, il mio livello di disagio è andato molto su, non so se succederà. Però dipende anche tutto da voi. Se volete che questa cosa succeda, provateci, scrivetevi. Per il più breve c'è la Games Week e Noctis, essendo di un videogioco, sarebbe perfetto per quella location. Sì, perché vediamo. Questo è il Seba del passato, vediamo se il Seba del futuro mi farà arrivare alla Games Week. Vediamo. A few minutes later. Potete chiedervi di lasciare sotto i commenti i cosplay degli altri, così magari... Oltretutto di dire cosa vorrebbero vedere addosso a lui. Ok. Anche. Allora, fatemi sapere che costume volete che indosso, se no fatemelo sapere nei commenti, o quale costume volete che indossino loro. Quali costumi indossano loro? Quelli che ti vedono? Sì. Fagli parte. Quanti di voi fanno cosplay? Bravo. Ragazzi, non rompete il cazzo, il canale è il mio. Basta, finisce così il video. No, basta, veramente cosplay non si fa più, veramente basta. Ma ci sta, mi sta malissimo, ma cosa stiamo dicendo? Basta. Sembro il Gabibbo. Con questi capelli ma è tremendo, ma è terribile. Sembro Sonic, la versione del live action, quello trash. Puoi chiedere al Sega se ti assume. Sì, ma perché non la spegnete? Adesso diventiamo un po' seri. Io volevo dire un po' di cose comunque sul cosplay, perché devo dire che, cioè, ho visto anche online che ci sono dei commenti, ma anche in realtà parlando anche con te mi hai detto che ci sono spesso ci sono, non flame, ma proprio gente che si arrabbia se, tipo, non lo so, per esempio se non si cuce il costume, o se si photoshoppa troppo le foto, o se, non lo so, non assomiglia al personaggio. Ma io vorrei capire dove nasce tutta questa critica, per quale motivo ci sono queste critiche anche, insomma. E diciamo che è abbastanza normale, quando una cosa diventa popolare e tutti ci si buttano dentro, diventa una gara chi è meglio dell'altro, e quindi da lì iniziano un pochino le rivalità, i flame su vari gruppi, anche su Facebook, cose così. Si vede la gente che si offende a vicenda perché uno ha una parrucca fatta in un modo, l'altro nell'altra, il costume è comprato. Quindi anche se il problema principale penso sia l'invidia. L'invidia, sì, sì. Ma perché, cioè, comunque c'era una passione originaria, che c'era la base. Io mi ricordo quando lo faceva Giorgia cosplay, eccetera, sì. Nei primi anni, perché dopo anche nel suo periodo, diciamo, è iniziato a diventare sempre più competitivo. Ma non riesco a capire perché, ok, per alcuni può diventare un lavoro, hai detto, ed è molto difficile. Però hai detto che per il 99,9% non è un lavoro, è un hobby. Oltre che un lavoro fare il cosplayer, può essere anche un lavoro fare i costumi, fare le parrucche. Ok. Conosciamo delle persone che fanno i costumi e fanno le parrucche. Ad esempio, questo costume è stato commissionato. Ci sono troppe persone ambiziose e diverse persone che invece lo fanno solo per il gusto di farlo, senza niente in mente. Ah, io sono l'idea che debba essere prima di tutto un hobby, nel quale devi stare bene, ne devi divertirti e devi fare cosa ti piace. Cioè, è più importante avere tanti follower sui social o vincere una gara di cosplay per i cosplayer? Dipende dalla persona. Dipende da cosa. Tante volte la gara la vince chi ha tanti follower. Ah, sì? Dipende. Persone che hanno tanti follower diventano addirittura giurati. Devi avere delle competenze in ogni caso. Non è sempre una causa d'effetto, ovviamente. Quindi nelle gare ci sono vari aspetti. C'è il miglior maschile, il miglior femminile. Sei competitivo? No, sul cosplay no. Per adesso? Solo perché è la prima volta? Non si sa mai. Ma non... Io voglio fare altre cose col cosplay. Non mi interessa molto fare la foto. Cosa ti piacerebbe fare col cosplay? Mi piacerebbe, come ti ho detto, incrementarle con la musica, cose così. Quindi fare una cosa che nessun altro fa. Non c'ho competizione perché in questo momento, almeno adesso, non la sta facendo nessuno. Visto quindi... che hai le possibilità di fare cose che non fa nessuno, puoi anche fare quello che fanno tutti. Magari riusciresti in entrambi. Hai la vediamo, possibilità comunque. Vediamo, ci pensiamo, perché sono molto timido. Comunque fate cosplay perché vi piace, fate cosplay se vi fa divertire e cercate di unirvi in questa passione e trovare e fare delle amicizie come loro. Ciao! No.
single? Sei single? È single, sta cercando una ragazza. Non l'ho mai detto. Non l'ho mai detto, ma lo vuole. Anche due o tre. Oddio!